è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, a maggioranza voto contrario. Una manovra da quasi mezzo miliardo di euro, precisamente da 470 milioni, quella approvata oggi in via definitiva dal Consiglio Metropolitano di Napoli, nell'aula di Santa Maria la Nova. Oltre al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, corredato dei suoi allegati, l'Assemblea ha approvato il bilancio pluriennale 2017-2019, i piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il programma triennale delle opere pubbliche 17-19 e il documento unico di programmazione 2017. L'intera manovra è stata approvata con il voto favorevole di tutte le forze politiche, ad eccezione del Movimento 5 Stelle, il cui consigliere ha espresso voto contrario. Oltre ai 470 milioni previsti nel bilancio della parte di competenza, sul 2017 sono imputati altri 55 milioni di fondi vincolati per opere già in corso di realizzazione. Al netto dei 76 milioni di tagli da parte dello Stato, che ancora gravano sull'ente, e dei 45 milioni di entrate e uscite a favore di altre autonomie locali, il documento di programmazione economica appena varato prevede in particolare uno stanziamento di 85 milioni per trasporti e viabilità, 50 milioni per l'istruzione e il diritto allo studio, 11 per l'ambiente, di cui 2 per aree protette e parchi e 8 per la difesa del suolo e la tutela ambientale. 1,5 milioni andrà per l'urbanistica, mentre 40 andranno per il lavoro, 11 dei quali per lo sviluppo dei servizi per l'impiego e 29 per il sostegno all'occupazione. Obiettivo del Consiglio è stato quello di pervenire al varo della manovra entro il 31 gennaio per poter beneficiare della premialità offerta dalla legge di stabilità, che consentirà all'ente di utilizzare ulteriori 20 milioni di euro. In apertura di seduta il sindaco ha annunciato che il prossimo sabato 4 febbraio si riunirà l'ufficio di coordinamento previsto dall'accordo politico programmatico siglato dalle forze politiche, che aveva portato al ritiro di tutti gli emendamenti presentati. Hanno annunciato la partecipazione a questo organismo tutti i gruppi presenti in consiglio. Grandissima soddisfazione, entro il 31 gennaio, con uno spirito istituzionale davvero convincente che lascia ben sperare anche la dichiarazione del consigliere del Movimento 5 Stelle, che pur avendo votato contrario ha deciso di partecipare insieme a tutti i gruppi a un ufficio di coordinamento per delineare le linee strategiche di lavoro della città metropolitana. Voglio ringraziare tutti i consiglieri, tutti i gruppi, perché questo lo spirito istituzionale che avevo auspicato. Insieme si lavora per le nostre comunità, per i nostri territori, per le nostre città, per i nostri cittadini della città metropolitana. Abbiamo una grande sfida davanti, risorse che si possono impiegare, interpretare in modo costituzionalmente orientato le norme, dare risposte con audacia ai bisogni che sono soprattutto dissesto idrogeologico, ambiente, servizi, scuole e strade.